Fratelli Rosanero, amici in generale di YouTube, buongiorno da Luigi Rosanero. Allora, ieri finalmente il Palermo è tornato a giocare la prima partita. Ieri all'esordio c'è stato l'esordio del nuovo mister Silvio Baldini, partita finita 0-0. Che cosa dire su questa partita? Ieri non ho fatto il video perché stavo lavorando, quindi non ho visto la partita, l'ho dovuta recuperare dopo che ho finito di lavorare. Una partita che però qualcosina ce l'ha detta, nel suo 0-0 fuori casa qualcosa ce l'ha detta. Almeno io ho visto un paio di spunti, sarà che io cerco sempre di vedere il lato positivo, però se avete visto la partita e l'avete analizzata abbiamo visto due cose in questo 0-0. Uno, che il Palermo sta cercando di mettere a posto la difesa a livello tattico, perché ieri il Palermo ha rischiato poco. Qualcosina ha rischiato, ma qualcosina ha creato, ha rischiato poco, perché abbiamo visto un Palermo nella fase difensiva attento a livello tattico, cioè i gol che finora abbiamo preso con gli attaccanti avversari che si trovavano da soli, non si capiva perché, dentro l'aria, senza che nessuno li marcasse, tutti che si guardavano attorno, ieri questo non c'è stato, questo rischio, perché siamo stati attenti a livello tattico, quindi il mister sta mettendo a posto la squadra a livello tattico. Poi anche a livello di schemi, anche a livello di moduli, perché ieri ho visto un Palermo che, anche se non ha segnato, in quelle occasioni che è arrivato vicino al gol, c'è stato per un tiro dalla tre quarti meraviglioso che se si infila sotto la traversa, quello è un gol da Champions, no, da Serie A, da Champions. Quei schemi, quei passaggi che hanno portato il Palermo in porta sono stati dei passaggi che si vedeva che erano studiati. Erano delle giocate studiate, quindi diciamo che quello che finora ha fatto il mister è cercare di mettere a posto il Palermo sotto il punto di vista tattico, perché la tattica nel calcio è fondamentale, visto le tante variabili che ci sono durante una partita e durante le giocate. Quindi ragazzi, non mi dilungo più di tanto perché comunque stiamo parlando di uno 0-0, adesso lo voglio vedere dentro casa il mister, però è un punto. Non mi dispiace per come stava andando il Palermo, il fatto che la squadra ritrovi compattezza, si sistemi in difesa, evitiamo gli svarioni, leggiamo bene le partite, è qualcosa che già a me comincia ad andare bene. Ragazzi, io su Catanzaro Palermo non ho altro da dire. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale di Luigi Rosanero. Nel bene e nel male, sempre forza Palermo!